Bella Canzone incontra Barbara Bert, ciao! Ciao, ciao a tutti di Bella Canzone! Allora, sei qui a Sanremo, una giornata impegnativa, tante interviste, come mamma sta andando? Mia. Guarda, benissimo, frenetica! Frenetica perché su e giù da Sanremo, poi a piedi perché giustamente hanno chiuso tutto, quindi noi artisti dobbiamo girare 360 gradi nella città, quindi veramente si dimagrisce. Esatto. È una bella ginnastica. Ma siamo qui per parlare del tuo album, Profili di Donna, che sì, ci mostrerai. Sì, che ho proprio qui, esatto. Profili di Donna. È uscito da pochissimo, nell'arco di un mese è uscito questa chicchina, che contiene appunto 10 brani e parlano tutti di donne. Trattano tematiche che spaziano dal sociale al sentimentale, trattando appunto una tematica molto importante che sento particolarmente vicina, che è la tematica del bullismo, perché da piccina purtroppo sono stata bullizzata in modo molto leggero, però è sempre bullismo, perché quando un bambino ti prende in giro è sempre bullismo. E cosa consigli allora a chi è vittima di bullismo? Parlare, non stare muti, non stare così, parlare con i propri genitori, che sono loro che ci aiutano. E poi eventualmente anche qualche psicologo, non aver paura ad andare, vergognarsi soprattutto, perché loro sono lì per aiutarci. E appunto, Profili di Donna, in questi giorni si è parlato tanto delle donne, polemiche sulle donne, tu sì. Che cosa ne pensi di tutto quello che si è detto sul web, in TV, in radio, ovunque negli ultimi giorni? Guarda, io credo che è giusto dare lo spazio anche alla donna, perché allora io dico che vabbè, l'uomo è l'uomo, però anche la donna in carriera è giusto che ci sia, perché una donna in carriera può essere anche mamma, può fare qualsiasi cosa. Per esempio io faccio a casa i lavori, faccio le mie cose e poi vado a fare i concerti, quindi nulla toglie l'altro. E nei prossimi mesi dove ti vedremo? Nei prossimi mesi stiamo preparando dei concerti, che poi vi farò sapere, naturalmente andando sul mio sito ufficiale barbarabert.com, attraverso tutti i miei social, Barbara Bert su Facebook, Barbara Bert su Instagram e poi naturalmente su Google. Vogliamo dire che, posso dire che è uscito il singolo estratto dall'album Profili di Donna assieme a uno showman fantastico che è Marco Milano, alias Mandy Mandy, che molte persone ricorderanno come Spalla di Teocoli, poi tante cose ha fatto. E questo singolo si intitola Pinea Love, amore pineale, che deriva dalla ghiandola endocrina del cervello che ci crea euforia. E il brano parla della dipendenza da cellulare. Quindi il cellulare bisogna usarlo, ma moderatamente, io la penso così. E il messaggio che vogliamo mandare è questo: è un brano ironico e leggero, però dal significato profondo, un indie pop, un genere completamente diverso, come potranno magari andare a ascoltare nell'album, però io credo che un artista possa anche prendere degli stili, intraprendere delle strade anche diverse all'interno di un album, quindi ascoltatelo. Profili di Donna, possiamo dire che è in vendita già su tutti i digital store e poi anche fisico attraverso appunto al mio sito barbarabert.com, su diciamo Amazon, su eBay e su tutti gli store. Allora ti ringraziamo e se grazie vuoi a fare voi. Un saluto a tutti gli amici di Bella Canzone. Un saluto a tutti gli amici di Bella Canzone. Barbara Bert, ciao!